Benvenuti amici, io sono Pimpo, oggi torniamo su FNAF Security Breach. L'altra volta abbiamo iniziato questo nuovo capitolo di Five Nights at Freddy's. È fighissimo, ragazzi. Se vi siete persi il primo episodio, andatevelo a guardare perché ne abbiamo viste un bel po' di cotte e di crude, soprattutto jumpscare. Quindi ci siamo lasciati esattamente qua, dobbiamo andare dall'altra parte, però prima dobbiamo prendere l'affarino qua, perché io ho salvato prima di prenderlo, e quindi ogni volta che ci andiamo a morire dobbiamo riprenderlo. Passo ingresso omaggio. Ora io devo passare da lì. Il problema è che abbiamo mezzo mondo che ci ostacola, nel senso che loro, sti robottini malefici, che anziché pulire cercano di chiamare la sicurezza. Però soprattutto abbiamo Chica, se non ricordo male, che mi rompe le scatoline. Quindi sempre con calma e circospezione. Salve, buon uomo. Ragazzi, come sempre vi invito a lasciare like, mi raccomando. La finisce lei di perseguitarmi. Sì. No, tranquillo. Ok. Puoi trovare un macchinario di potenziamento al servizio clienti. Scambia il pass ingresso omaggio al macchinario di potenziamento. Dov'è sto macchinario di potenziamento? Magari è quello il macchinario. Quindi noi dobbiamo andare dritto per dritto dall'altra parte, però. Ottimo. Sempre se è questa, ovviamente, la zona, perché qua è un po' piena di roba. Noi siamo lì. Dobbiamo salire praticamente le scale, no? Vabbè, vediamo. Va, è inutile girovagare qua per il mondo. Cerchiamo di andare quatti quatti. Cica dov'è? Attenzione, non ci facciamo fare jumpscare nuovamente da lei, perché l'altra volta me ne ha fatti un bel po'. Dove stai andando, Chichi? Ecco, è passato, non mi ha visto, non male. Via, via. Oltrepassiamo qua. Piano. E vado qua. Allora, siamo giusti? Questa è la porta corretta? Dalla telecamera sembrava di sì. Aspetta, io vorrei prendere quella borsetta lì. Però anche da questa parte possiamo insinuarci. Non lo so. Di qua si scende addirittura. Dov'è che dobbiamo andare? Scusate. Scusate, aspetta. No, mi ha visto. Però io mi insino. Mi insino e mi incoraggio. Allora, niente. Possiamo solamente andare di là. E continuiamo di là. Vediamo che c'è da qua. Si può scendere. Premi per distrazione. Chi distraiamo? Scusate. C'è un altro pacchetto qua. Tiene pronto il raccolto. Noi raccogliamo i pacchetti, però troviamo solamente letterine. Pupazzo di Clem Chica! Che ci faccio? Me lo metto sulla bacheca? Sono dipendenti. Che ci faccio con il pupazzo di Chica? Allora, intanto io proseguo da qua. Lost and Found, però mi sa che non è qua. Non lo so. Vediamo, esploriamo. Serve il pass di sicurezza 4. E niente. E qua si apre, però attenzione, abbassiamoci a cornicina. Ecco. Mi sa che è questo il posto che avevamo visto. Upgrade. Oh, trovato, trovato. Upgradiamo tutto qua. Fatto. No, non trovo. Glamrock Gifts. Mi sei aggiornata. Ha creato il macchinario di potenziamento. Ma come? Dobbiamo andare da un posto all'altro senza una meta. Ah, eccola, Glamrock Gifts. Dobbiamo riscendere praticamente. Che bello. Che bello con Chica che mi girovaga tra le scatole. Ottima cosa. Ma se io ci vado a morire adesso, dobbiamo rifare tutto? Oppure c'è un sistema di checkpoint da queste parti? Qua ho una cassettina per salvare, no? No, meglio così. Allora, vediamo se possiamo uscire direttamente da qua. Premiamo il pulsantino. Oh, però c'è Chica. No. No. Via. No, è inutile che io scappo perché loro sono velocissimi. Ok, se n'è andata. E via. Schiacciamo il pulsantino qua. E quatti quatti, ce ne andiamo all'altra parte. Corri, ramo sciallotto, corri. Fatto, fatto. È qui? Oh, però è chiuso. Da dove ci entro io? Chi
chi vuole le caramelle? Tua sorella, portagliele che le accetta sicuramente. Allora, vediamo qua se trovo un ingresso. Però qua è tutto chiuso, non è che c'è da andare dall'alto. Perché da là effettivamente c'è una porta, quindi mi sa che dobbiamo salire in ogni caso. Però io credo di esserci andato l'altra volta ed era chiusa. Serviva il pass, se non sbaglio, perché qua è tutto chiuso, qua non ci posso entrare. Verrai dietro di te. Non possiamo andarci da qua, questo è sicuro. Quindi io me ne salgo velocemente prima che ritorna Chica. Io se non sbaglio qua possiamo nasconderci eventualmente. Corri. Il gioco è salita però. Da qua. Da qua. Attenzione, ecco qua la porta. Via, alzati la moscialotto. Salve. Comunque da qui non c'è altra zona. Aspetta che c'è, c'è lì il coso vagante. Posso nascondermi qua? Sì. Dov'è il robottino malefico? Salve. Via. Mi ha visto? Dov'è che devo andare di preciso però? Di qua, me ne vado. Mi è finita l'energia. Sono dipendente. Sì, ho capito. Scendiamo e siamo lì praticamente, no? Sì, perfetto. Sono entrato. Sono entrato. C'è un regalino lì. Aspetta che ci vado. Aspetta che me lo vado a fregare. Vediamo che è. Raccogli. Calamita dei Mr. Hip. Che ci faccio con tutti questi oggetti? Scusa. Vabbè, ci vuole caramella. Allora, dobbiamo Ah, forse con la calamita posso prendere la carta che mi è stata rubata. E quindi dobbiamo... Vabbè, qua ci sarà un pulsante per uscire. Sì, perfetto. Buono, buono. Spingi. Ok. E dobbiamo ritornare lì, giusto? Ovviamente sì. Quindi corri, corri, ramo sciallotto, corri. Attenzione al robottino qua, spia. Corri, corri. Dove Chica? Vabbè, qua abbiamo sbloccato, quindi... Abbiamo la scorciatoia bella che è aperta. Perfetto. Con la calamita riesco ad attirare la... Non credo, non credo però. C'è qualcosa che mi sfugge. Eh sì, infatti, tipo magnet. L'abbiamo hackerato. Passa per il nido. Ok, dobbiamo andare al nido. Usa il pass per il nido per entrare nell'asilo nido. Quindi è quella stanza che avevamo visto l'altra volta. È quella lì praticamente, no? Dovrebbe essere quella lì. Via, via. E stavolta ce la faccio. Chica, fatti gli affaracci tuoi. Via, oh, alleluia. È interdetta. Esploriamo che cosa? Dove devo andare di preciso? Esploriamo stanza dopo stanza. Missione qual era? Che dovevamo fare? Usa il pass per il nido per entrare nell'asilo nido. Ok, tutto qua. Semplice e indolore. Che c'è? Sunny drop. Qua, robottini, vai ad eventuali. Comunque non vedo nulla di particolare. Non so se qui Chica può venire. Però nel dubbio cerchiamo di non attirarla più di tanto. Cioè, nel senso, poco fa è venuta perché mi sta seguendo. Borsetta, ok. Fammi vedere che c'è qua. Un fogliettino, sempre fogliettino. Ecco, e quando mettono i punti di salvataggio significa che da qui a poco ci sarà qualche cosa di brutto. Prenota il tuo... Ok, salviamo. Qualcosa di brutto ovviamente ci deve essere. Non è che siamo qua a far ballare le scimmie. Siamo qua a prenderci gli jumpscare. Salve. Che cos'è lei? Mi sei completata. Ok, do uno sguardo alla postazione di sicurezza. Trovo una postazione di sicurezza nell'asilo nido. Ok, proviamo a cercare una postazione di sicurezza. Slide into fun. E via che mi butto. Ci vogliamo. Dove vado a finire? Nella pallina. Oh, no, io me ne sto qua, ragazzi. Faccio volare palline con... chi sei? Che cosa sei? Non lo fare. Quindi devo vagare nelle palline con lui lì in mezzo. Piano. Tanto uno jump scare me lo prendo sicuro. Non lo... New friend, you're sure I'm late. Are we having a slumber party? Where are all your friends? We can
finger paint, tell stories, drink fizzy pies until our heads explode, and then stay up all night! There is only one rule! Keep the lights on. In che senso? On. Ho capito. On. On. Proprio no, mi fai passare. Mi riporta qua. Crea distrazione, va. Non rompere. Dove vado? Corro. E qua è dove vado però di preciso? Nella postazione, c'è una postazione qua. Qua. Posso salvare? O mi segue? Io salvo, va. Nel dubbio. Non è che poi carico e quello mi uccide da dietro. Salva. Ti piace la colla glitter e gli occhietti matti? Ma anche no. Che? Prendi i badge di sicurezza. Badge di sicurezza. I badge di sicurezza ti consentono l'accesso alle porte di sicurezza numerate. Il Fuzz Watch tiene traccia del livello di sicurezza del giocatore. Vabbè, noi abbiamo pass di livello 1 sostanzialmente, no? Ok. Security. Quindi? No! Why would you do that? Oh cacchio. Lights on! Lights on! I warned you! I warned you! Oh cacchio. Preferivo il sole quasi qua. It's past your bedtime. You must be punished. No, non lo fare. Perché? Sono un bambino tenero e coccoloso io. E luce fu. Prendi la torcia. Ma come prendi la torcia? Dove? Ho paura del buio. Avete una torcia a questa parte? Perché c'è una luna brutta e cattiva che mi vuole uccidere. Dove la prendo la torcia? Vaghiamo, vaghiamo un po'. Eccola qua, raccogli torcia. Presto, meno male. Tieni premuto e chiudi la scheda di istruzioni. Ricaricare la torcia. Tieni premuto per ricaricare la torcia. Ma attenzione, serve un po' di tempo per ricaricarla. Buono, buono. Ok. Però non funziona sta torcia. Ah, ecco, la accende. Abbiamo pure le... Ma come faccio ad insinuare? Errore, non posso manco salvare. Accendi i generatori. Fantastico. Che, di cui sconosco proprio la posizione. Dove sono questi generatori? Scusate. Che quello mi fa già... No! Capito, ma non vedo niente io però. Dove sono i generatori? Creiamo distrazione? Ma io non ho capito dove sono i generatori però. Devo semplicemente uscire da qua allora. Di qua? Un buchino? Passo da qua? Non lo so se sto andando bene, però mi insinuo da qualche parte. Corri, corri. Qua c'è un buchino. Mi insinuo da qua. Non lo fare. Tu non ci passi, sei troppo grosso. Questo, cos'è questo? Niente, distributore di bibite. Ma i generatori dov'è che li vado a pescare io? Scusate. Sono nelle strutture di gioco, quindi dobbiamo entrare nei giochi. Cioè, dobbiamo entrare all'interno dei giochi. Ma io non... Ecco! Uno l'ho trovato. Però dobbiamo farci il giro, che da là non ci passo. Piano, piano, da qua si entra. Ho capito, però... Cioè, siete perseguitati, siete perseguitati. Lui segue, secondo me, la luce, quindi... Teniamola anche spenta, volendo. Allora, qui c'è il generatore, io devo fare il giro da qua. Non so dove sta andando. Non lo so dove sta andando, però sto cercando di scappare. Allora, facciamo un rumore, va. Vieni qua. Rompi scatole. Capito, mi sono perso già. Entriamo da qua. Usciamo da qua. Qui devo andare. Devo entrare qua. Vediamo. Vediamo se riusciamo ad attivarne almeno uno. Uno trovato. Trovato. Oh. E luce fu. Ecco, ce l'abbiamo. Posso uscire? Da qua non posso uscire. Fammi vedere da dove posso uscire. Aiuto. Quello che uccide.
quello mi fa jumpscare. Di qua si sale. Saliamo. Dove andiamo a finire? Ah, ma forse basterebbe seguire i cavi, perché vedo dei cavi qua. Possibile? Vedo dei cavi. Dove va? Io continuo a salire senza una precisa meta. L'importante è salire e cercare di andare da qualche parte. Qua scendo. C'è Chica che mi saluta. Però generatori non ne abbiamo. Quello si è buggato lì. Ah, lui si... Ah, addirittura quello salta. Questa mia è nuova. E siamo sempre là. Siamo se... Io faccio sempre il giro. Mi trovo sempre nello stesso punto. Più cammino e più mi ritrovo nello stesso punto. Qua ce n'è un altro. Eccolo là, ho trovato. Aspetta che ci organizziamo qua. Da dove ci vado lì? Aspetta. Aspetta che qua c'è una scaletta. Vediamo di raggiungerlo. Eccolo qua, trovato, trovato. Vado di lui. E siamo a due ancora. Ma di qua ci sono passato. Di qua non ci sono passato. Magari andiamo a finire da un'altra parte. Io mi sto perdendo. Io mi sento disperso. Mi insino tra i cunicoli, però senza capire dove effettivamente sto andando. Sto camminando alla cieca. Cavi, attenzione, ci sono dei cavi qua. Ma ecco infatti il generatore. Ottimo. E siamo a tre. Seguiamo i cavi. Vediamo. Qui ne parte un altro però. Ne passa un altro qua. E sale. No, non ridacchiare perché sto cercando di fare il mio lavoro. Non mi ostacolare la vita. Allora, vediamo. Quello doveva finire. A dare corrente ovviamente. Noi dobbiamo seguire l'altro cavo. Che dov'è però? Qua c'è un cavo. Attenzione. Qua c'è il faro e questo condurrà al prossimo generatore. Ovvero qui. Fatto. E siamo a 4. No, non siamo più a 4. Non siamo più a 4. No, vabbè. Non mi prenderà adesso perché mi arrabbio. Ma io veramente disinstallo il gioco. Dov'è l'altro adesso? C'è un cavo qua. Fammi vedere se già l'ho attivato questo. Fammi vedere. Di qua non ci sono passato. No, qua c'è il faro. Quindi dobbiamo seguirlo a ritroso. Vediamo. No, no, non mi ostacolare la vita, per favore. Eccolo qua, trovato, trovato. Acceso. Mamma mia. Mamma mia. Raggiungi Freddy fuori dall'asilo nido. Freddy, sto arrivando. Sarei finalmente. Mamma mia, che è stata brutta questa sessione di gioco. Nel dubbio, carichiamo nuovamente la torcia. Così, nel caso. Ok, posso interagire. Spingi pulsante. Oh, allora. Ma come? Sei bandito dal nido. Ma chi ci viene più? Ma chi ci viene più? No, scappa, scappa. Ma dove? Dov'è che tu andai di preciso? Ma no! Tutti qua? Ma come? Ma come? Non mi dire che devo rifare la sezione dei generatori perché mi arrabbio. Mi arrabbio, ma tanto. Ma la devo rifare perché non ho salvato. Non ci credo che non ho salvato. Ma ci hai rotto le scatole. Ma veramente non ho salvato. Cioè devo rifare, devo riprendere il pass. Vabbè, quando dici tu, ah. Ma ti vuoi stare fermo? Le scatole. Ma mi ha rotto le scatole in una maniera incredibile. Ma hai... Dimmi che io avevo salvato, ti prego. Cioè, il pass è qua. Prende il badge. No, lo devo rifare, ragazzi. No, perché io potevo salvare effettivamente prima di aprire. Prima di aprire la porta. Vabbè, lo faremo al prossimo video, ragazzi. Ovviamente me lo farò per i fatti miei. Mi rigioco questa sezione, salvo la partita. E appunto ci rivedremo nuovamente lì. Quindi, per quanto importante, sapete se lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanella. E per già tutto, al prossimo video. Oggi siamo su Vacuum Killer. Praticamente impersoniamo un piccolo aspirapolvere. Quindi ti affetto come da dietro. Ti affetto da guarda lì. E poi, zitto zitto, mi rimetto le armi sotto. E poi pulisco tutto.